ragione l'assessore, sulle nostre spalle c'è una responsabilità enorme, immensa. Se il risultato che abbiamo ottenuto nella provincia di Benevento, nella provincia di Caserta, ma in tutta la Campania è stato così grande, perché evidentemente le delusioni erano forti, palpabili, e quindi a maggior ragione abbiamo una responsabilità immensa. Cerchiamo prima di tutto di fare il governo, magari facendolo stando in maggioranza, dopodiché, come ovviamente nelle nostre speranze, non con tutti però, così come si narra e si racconta, spero davvero che potremo fare qualcosa per il territorio, perché io, Sabrina, loro, è tutta la vita che facciamo qualcosa per il territorio, altrimenti faremo parte di quella schiera di giovani che se ne andavano, io non più giovane, ormai, ma voi siete ancora, insomma, ragazzo o ragazza, insomma, hanno sposato, però insomma hanno ancora delle possibilità, diciamo, di recupero. Qua come voi, e mi auguro sinceramente di poter rimanere qua con i vostri figli, come i figli loro, le mie figlie no, perché ormai sono andata via, quindi ho fatto troppo tardi, però insomma lavorare per voi è come lavorare per noi, quindi lo dovremo fare per forza. Noi non vi abbiamo fatto promesse la sera che siamo venuti a chiacchierare qua con voi, non vi facciamo promesse adesso, l'unica promessa è questa, l'impegno. L'impegno non è un caso se ci chiamiamo portavoce, è una realtà, noi siamo i portavoci del territorio. Luigi Di Maio ha fatto questa furbata incredibile, ha scelto delle persone assolutamente dei territori, nessuno di noi era uno calato dalla Toscana o dal Lazio, noi abbiamo avuto parlamentari che da qua sono dovuti andare a candidare in Emilia, perché altrimenti non, neanche a casa loro li volevano, diciamo, tanto è vero che non sono usciti. E nemmeno è sciuto. E quindi è stata una cosa voluta apposta, perché dobbiamo portare ognuno di noi la voce dei territori. La voce del nostro territorio saremo noi. Se l'assessore ci vorrà incontrare ancora per riportarci a. Vice sindaco, scusa, vice sindaco, scusa. Assessore. Noi saremo a disposizione, ma abbiamo i nostri cittadini che ci racconteranno e ci riporteranno le esigenze, che peraltro del territorio, devo dire, conosciamo già abbastanza bene un po' tutti quanti, perché appunto Filippo è sempre così attento con noi, noi già nelle altre occasioni in cui siamo stati qua a Solocaga ne abbiamo raccontato, ci tengo anche a dire che noi non abbiamo rifatto il giro di tutti i paesi dove abbiamo fatto la campagna elettorale, però insomma cercheremo un po', perché io sono certa che domani uscirà la notizia, siamo andati a Solopaga, cioè però a Foglia Nisa ancora non mi... No, invece piano piano cercheremo di andare ovunque, perché noi già siamo a Roma tutta la settimana e vi posso assicurare che stiamo già lavorando tanto, nonostante il governo non ci sia, eppure stiamo lavorando. Prego. Buonasera.